Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Etoricoxib Sandoz, Sandoz S.p.A. Ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'è Etoricoxib Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Etoricoxib Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Etoricoxib Sandoz? Etoricoxib Sandoz è un farmaco a base del principio attivo etoricoxib, appartenente alla categoria degli analgesici FANS, inibitori della COX-2 e nello specifico COXIB. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz S.p.A. Etoricoxib Sandoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Etoricoxib Sandoz 30 mg 28 compresse rivestite con film, Etoricoxib Sandoz 90 mg 20 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz S.p.A. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: Etoricoxib. Gruppo terapeutico: analgesici FANS, inibitori della COX-2. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Etoricoxib Sandoz è indicato in adulti e adolescenti di età uguale o superiore a 16 anni per il trattamento sintomatico dell'osteoartrosi, OA, dell'artrite reumatoide, AR, della spondilite anchilosante e del dolore e dei segni di infiammazione associati all'artrite gottosa acuta. Etoricoxib Sandoz è indicato in adulti e adolescenti di età uguale o superiore a 16 anni per il trattamento a breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale. La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Posologia. Poiché a copyright i rischi cardiovascolari dell'etoricoxib possono aumentare con la dose e con la durata dell'esposizione, la durata del trattamento deve essere la più breve possibile e deve essere utilizzata la dose giornaliera minima efficace. La necessità di trattamento per il sollievo sintomatico e la risposta alla terapia devono essere rivalutati periodicamente, specialmente nei pazienti con osteoartrosi, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 8 e 5, 1. Osteoartrosi. La dose raccomandata di 30 mg in monosomministrazione giornaliera. In alcuni pazienti con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento delle dosi a 60 mg in monosomministrazione giornaliera può aumentare l'efficacia. In assenza di un aumento del beneficio terapeutico, devono essere prese in considerazione altre alternative terapeutiche. Artrite reumatoide. La dose raccomandata di 60 mg in monosomministrazione giornaliera. In alcuni pazienti con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento delle dosi a 90 mg in monosomministrazione giornaliera può aumentare l'efficacia. Una volta che il paziente ha clinicamente stabilizzato, può essere appropriata una riduzione della dose a 60 mg in monosomministrazione giornaliera. In assenza di un aumento del beneficio terapeutico, devono essere prese in considerazione altre alternative terapeutiche. Spondilite anchilosante. La dose raccomandata di 60 mg in monosomministrazione giornaliera. In alcuni pazienti con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento delle dosi a 90 mg in monosomministrazione giornaliera può aumentare l'efficacia. Una volta che il paziente ha clinicamente stabilizzato, può essere appropriata una riduzione della dose a 60 mg in monosomministrazione giornaliera. In assenza di un aumento del beneficio terapeutico, devono essere prese in considerazione altre alternative terapeutiche. Condizioni di dolore acuto. Per le condizioni di dolore acuto, etoricoxib deve essere usato solo durante la fase acuta della sintomatologia. Artrite gottosa acuta. La dose raccomandata di 120 mg in monosomministrazione giornaliera. Negli studi clinici sull'artrite gottosa acuta, etoricoxib è stato somministrato per 8 giorni. Dolore postoperatorio da chirurgia dentale. La dose raccomandata di 90 mg in monosomministrazione giornaliera, limitata ad un massimo di 3 giorni. Alcuni pazienti possono avere bisogno di un'altra analgesia postoperatoria in aggiunta ad etoricoxib Sandoz durante i 3 giorni del periodo di trattamento. Dosi superiori a quelle raccomandate per ciascuna indicazione non hanno dimostrato maggiore efficacia o non sono state studiate. Di conseguenza,
La dose per A non deve superare i 60 mg/dia. La dose per AR spondilite anchilosante non deve superare i 90 mg/dia. La dose per l'artrite gottosa acuta non deve superare i 120 mg/dia, limitati ad un massimo di 8 giorni di trattamento. La dose per il dolore acuto postoperatorio da chirurgia dentale non deve superare i 90 mg/dia, limitati ad un massimo di 3 giorni. Popolazioni speciali, anziani. Negli anziani non sono necessari aggiustamenti della dose. Come con altri farmaci, si deve agire con cautela nei pazienti anziani, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con insufficienza epatica, indipendentemente dalla indicazione, nei pazienti con disfunzione epatica lieve, punteggio di Kild PUB 5.6, non si deve superare la dose di 60 mg in monosomministrazione giornaliera. Nei pazienti con disfunzione epatica moderata, punteggio di Kild PUG 7-9, indipendentemente dalla indicazione, non si deve superare la dose di 30 mg in monosomministrazione giornaliera. L'esperienza clinica ha limitata in particolare nei pazienti con disfunzione epatica moderata e si deve agire con cautela. Non vi è esperienza clinica in pazienti con disfunzione epatica grave, punteggio di Kild PUG 0-10. L'uso del farmaco ha pertanto controindicato in questi pazienti, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. Pazienti con insufficienza renale. Non è necessario aggiustare la dose per i pazienti con nuclei arance della creatinina a 0 IN 30 ml/min, vedere paragrafo 5, 2. L'uso di etoricoxib in pazienti con nuclei arance della creatinina 30 ml/min ha controindicato, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Popolazione pediatrica. Etoricoxib ha controindicato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 16 anni, vedere paragrafo 4, 3. Modo di somministrazione. Etoricoxib sandoz viene somministrato per via orale e può essere assunto con o senza cibo. L'inizio dell'effetto del medicinale può essere anticipato quando etoricoxib sandoz viene somministrato lontano dai pasti. Questo dato deve essere tenuto in considerazione in caso sia necessario ottenere un rapido sollievo dai sintomi. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ulcera peptica in fase attiva o sanguinamento gastrointestinale, GI, in fase attiva. Pazienti che, dopo l'assunzione di acido acetilsalicilico o FANSI inclusi gli inibitori della COX, 2, ciclossigenasi, 2, sviluppano broncospasmo, rinite acuta, polipi nasali, angioedema, orticaria o reazioni di tipo allergico. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafi 4, 6 e 5, 3. Disfunzione epatica grave, albumina sierica 25 g/L o punteggio di Kild PUG 0-10. Clearance stimata della creatinina renale 30 ml/min. Bambini ed adolescenti al di sotto dei 16 anni. Infiammazione cronica dell'intestino. Insufficienza cardiaca con gestizia, NIAIV. Pazienti ipertesi in cui la pressione arteriosa ha persistentemente al di sopra di 140-90 mmHg e non ha controllata adeguatamente. Cardiopatia ischemica, arteropatia periferica e barra o vasculopatia cerebrale accertate. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti gastrointestinali. In pazienti trattati con etoricoxib si sono verificate complicazioni a carico del tratto gastrointestinale superiore, perforazioni, ulcere o sanguinamenti SUP, alcune delle quali ad esito infausto. Si consiglia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacodinamiche. Anticoagulanti orali. Nei soggetti stabilizzati in terapia cronica con warfarin, la somministrazione dell'etoricoxib 120 mg/dia è stata associata con un incremento di circa il 13% dell'International Normalized Ratio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere etoricoxib sandoz insieme ad altri farmaci come euroscoumadina euro, eurosintorma euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere etoricoxib sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere etoricoxib sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati clinici sull'esposizione ad etoricoxib in donne in gravidanza. Studi in animali hanno mostrato tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. Il rischio potenziale nella donna in gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Pazienti che riportano capogiro, vertigini o sonnolenza quando assumono l'etoricoxib devono astenersi dal guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Negli studi clinici, l'etoricoxib è stato oggetto di valutazione riguardo la sicurezza in 9.295 individui, compresi 6.757 pazienti con OA, AR, lombalgia cronica o spondilite, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici, la somministrazione di dosi singole di etoricoxib fino a 500 mg e di dosi multiple sino a 150 mg/DE per 21 giorni non ha dato luogo a tossicità significativa. Ci sono state segnalazioni di sovradosaggio acuto con etoricoxib, anche se nella maggior parte dei casi non sono state segnalate esperienze avverse. Le esperienze avverse osservate più di frequente sono risultate in linea con il profilo di sicurezza di etoricoxib, per esempio, eventi gastrointestinali, eventi cardiorenali. In caso di sovradosaggio, è ragionevole adottare le comuni misure di supporto, ad esempio rimuovere dal tratto GI materiale non assorbito, monitorare clinicamente il paziente ed istituire, se necessario, una terapia di supporto. L'etoricoxib non è dializzabile mediante emodialisi. Non è noto se l'etoricoxib sia dializzabile tramite dialisi peritoneale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antinfiammatori ed antireumatici, non steroidei, Coxib. Codice ATC. M01A05. Meccanismo d'azione. Etoricoxib ha un inibitore selettivo della ciclossiginasi 2, COX, 2, entro il range di dose clinica, per proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'etoricoxib somministrato per via orale viene ben assorbito. La biodisponibilità assoluta dopo somministrazione orale è di circa il 100%. Con la monosomministrazione giornaliera di 120 mg, la concentrazione plasmatica, dati preclinici di sicurezza. Negli studi preclinici, è stato dimostrato che l'etoricoxib non è genotossico. Etoricoxib non è risultato cancerogeno nei topi. I ratti trattati quotidianamente per circa 2 anni a dosi 2 volte, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa. Calcio idrogeno fosfato anidro, cellulosa microcristallina, povidone K29, 32, magnesio stearato, croscarmellosa sodica, rivestimento della compressa, ipromellosa, lattosio monoidrato, biossido di titanio, e 171, triacetina. Inoltre per le compresse, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di etoricoxib Sandoz a base di etoricoxib sono Algix, Arcoxia, etoricoxib Alter, etoricoxib Doc generici, etoricoxib EG, etoricoxib Crca, etoricoxib Milan, etoricoxib Pensa, etoricoxib Technigen, etoricoxib Teva, etoricoxib Zentiva, Exinef, Tauxib, Ksetorib. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.